Mister, una vittoria pesantissima. Esatto, sofferta, sofferta, e sono punti sicuramente pesanti. È stata una partita molto dura, come l'aspettavo. Mi ha trovato una squadra che è in ottima salute, una vittoria a Trieste e un pareggio con Vicenza interno, non a caso. Abbiamo sofferto, anche sofferto il giusto, alla fine però è venuta fuori questa zampata di Daniel e siamo riusciti a portare a casa 3 punti importanti, molto importanti. Tutti hanno messo il loro mattoncino, insomma, hanno giocato praticamente tutti e insomma è stata una vittoria di gruppo, insomma, come quelle. C'è stata una buona rotazione oggi di giocatori, terza partita, questa era l'ultima ravvicinata, condizione non era brillantissima e quindi ho ritenuto di fare un po' di turnover, chi ha fatto, chi è entrato, ha dato il suo contributo in termini positivi, quelli che sono entrati, che giocavano un po', che giocano un po' meno in questo momento e chi poi è entrato anche dalla panchina. Come ultima partita dell'anno, quindi adesso si può finalmente staccare la spina. Quindi, che giudizio dai di questa prima parte di annata? Quindi, un girone d'andata più una partita. Si stacca la spina per un po', visto che abbiamo fatto una bella tirata. Il giudizio, beh, è solo positivo, chiaramente positivo, se chiudo classifica, abbiamo visto tante cose positive e come quella di oggi anche il saper un po' soffrire, cosa che comunque questa squadra già ha dimostrato in questa fase di campionato. Cioè, ad essere soddisfatti, consapevoli che questa soddisfazione è parziale di quello che è stato fatto fino adesso, poi quando rientreremo dovremo avere la stessa determinazione, la stessa carica e consapevole che è tutto da costruire, da fare. Però non bisogna nemmeno togliere il merito a questi ragazzi di quello che stanno facendo e quindi molto soddisfatti questo 2018, parlo per questi 6 mesi di questa annata e vediamo di far bene anche con l'anno nuovo. Come si fa a riprendere e rimanere lì? A Si fa? rimanere lì, a Come si fa? riprendere. Come si fa? Non so, col lavoro, con sacrificio, con unità di intenti della squadra come sta avendo, quel pizzico di fortuna che serve per far bene e star lì con la testa senza mai mollare nulla, avere uno spirito di squadra importante e lavorare tanto tanto bene durante la settimana.